Maurizio Belpietro, allora tutti questi effetti distorsivi, cosiddetti della flat tax, potrebbero deludere quell'elettorato di cui parlava Alessandra Moretti? Ma innanzitutto questa mi sembra la misura minimale, cioè la prima misura di riduzione delle tasse e ovviamente va nei confronti di quelli che sono professionisti, piccoli artigiani, partite IVA, insomma, che sono quella che la Moretti diceva, ma questa è una ossatura forte. Certo, sono quelli che lavorano tanto, che non hanno garanzie, che non hanno un sindacato che va in piazza a protestare, di cui non si è mai occupato nessuno e quindi evidentemente in questo momento li si ritiene una risorsa per il Paese, perché si va a ridurre le tasse a questi signori nella speranza che questo consenta di far crescere il fatturato, ma anche di indurre delle persone magari a investire, a diventare padroni della propria piccolissima impresa, microimpresa, a diventare professionisti. Sblocca sicuramente la situazione. Allora, è il primo vero passo per riduzione delle tasse. Allora, Belpietro sicuramente lo saprà, ma noi avevamo già determinato per 1 milione di professionisti l'abbassamento e quindi la flat tax fino a 50.000 euro. Prima di tutto. Seconda sarà per cosa, questo appunto, che vi hanno mandato non è al 17% all'opposizione. Guardi, questo è tutto un altro non discorso. Io le sto dicendo che la flat tax esisteva già. Avete sempre fatto tutto voi, anche l'aiuto al reddito di inclusione, però poi vi hanno voltato le spalle. Euro. Però le cose strana. Vanno dette, io non sto facendo polemica non con lei. Non riuscite a farmi le capire. Sto semplicemente dicendo che la flat tax... Allora, Marco da Milano e Massimo Giannini, seguitemi.